ragazzi, adesso vi sposto qua con la famiglia Pisotti. Andiamo a vedere il loro allevamento. Hanno le vacche praticamente al pascolo tutto l'anno. Andiamo a vedere dove mi porta. Probabilmente facciamo un giro con pioggia, lui con cavallo, con Enrico. Guardate questi paesini, questi borghi sperduti nell'entroterra. Paesaggi, cioè, ci sono i cavalli, ci sono già le vacche, penso che la loro azienda sia qua. Suzzi, Pizzolero, Bertone, Bertassi. Ho sistemato pioggia al pascolo, sono qua con Enrico che andiamo a fare pranzo. Ciao Enrico, sì. Spiegami un po', guarda, conosco talmente tanta gente, spiegami un po' qua della frazione. È la frazione di Barchi del comune di Ottone, è composta da tre parti principalmente. E la prima è Castano, che è la parte più bassa, più a valle, sì. Poi c'è intermedia Cattavano e poi Garbano, che è dove vivo io e la mia famiglia. E qua quanti abitanti siete d'inverno? In inverno siamo una decina, forse 11 in maniera precisa. E in estate però arriviamo anche a 300-400 persone. Sono tutte case, seconde case, via. È fondamentalmente è un paese che ormai è come se fosse un villaggio vacanze, si riempie per una stagione e poi rimangono quelli che... Vicoli e vicoletti, proprio, sì. Sì. Cioè, questa che carina. Questa è la casa mia di famiglia storica. Ah, è la casa vecchia. Sì, noi abbiamo ancora la stalla sotto casa. E come una volta. E gli animali li hai ancora qua o? Sì, c'ho quattro vacche. Bene, guardiamo. Perché poi oggi selliamo mula e cavalli, andiamo su in galpeggio. Abbiamo un po' di pezzate rosse, più così da fare. Ah, nel quale tieni solo qualcuna? Sì, che sono quelle che vengono munte e basta. Con l'asse come una volta, qua c'è anche il vitellino. Sì, è il figlio suo. Classica mangiatoia. Sì. Questa è la stalla proprio della mia famiglia storica. Dei nonni, sì, bisnonni. Sì. E che razza è quella lì, ad esempio? Credo che sia pezzata rossa Flagview. Poi è mio papà l'esperto di pezzate rosse, lui c'ha la passione. E invece queste? Questa è un incrocio pezzato rosso, sempre di un'altra vacca che qua adesso non c'è, sempre Flagview col blu belga. Ah boh. Qua i giochi era roba di famiglia, che faceva papà. Buongiorno. Lei è la nonna, la mamma. Mia mamma. Ciao. Fotografa un po' di rumento. Ciao, facciamo vedere tutto qua. Lei che l'ha proprio portata a tempo. Bello. Ciao, Nelly, questo è il tuo orto. Cosa prepari per le patate? No, un po' per tutto, qua ortaggi, fai una cosa dall'ordinata, da ortaggi semplici, insalate. Ma di lavoro, tu oltre gli animali fai altro? Sì, io sono istruttore forestale e insegno presso il centro di formazione Vittorio Tadini di Piacenza. Sì, ah, ok. Utilizzo della motosega e allestimenti in sicurezza di cantieri forestali. Ah. E poi collaboro con mio papà, sono qua adiuvante suo nell'azienda di famiglia. Allora qua, e queste le tieni qua a parcare le mungette? Sì, quella lì deve partorire e poi speriamo cominciare il suo periodo di lattazione. Adduce il cavallo. Sì, che è quella che oggi usciamo. Che è quella che uso per lavorare, per muovere, movimentare gli animali sul pascoli anche. Li faccio scendere. Ah, ma vai a cavallo? Sì, fino all'anno scorso ho lavorato presso l'azienda La Bosana,
che mi ha permesso di imparare tantissimo nel mondo dell'equitazione, nel movimentare animali, grandi quantità di animali a pascolo. Anche loro hanno dei pascoli verso il Piacentino di svariati ettari e portano tantissimi animali. Bello, bello. Continuate con queste tradizioni, perché le galline sono una razza particolare. Le razze, mio papà è l'esperto di razze. Di l'esperto galline. Di razza, dov'è? Lui c'ha una passione per quello. Poi ti faccio fare l'elenco da lui. Ah, sì, sì, sì. Adesso guardate qua, la stufa, questa è vecchia, sta stufa. Sì, 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 c'è più anni di me, sono vecchia io. E la fai funzionare tutto l'anno? Sì. Per fare ricotta e formaggio. Per far da mangiare, per fare... Ah, che bella. Sì, io... Dove l'hai preso questo? Giacchetti. Sì. Ma che scuola gli agnolotti con la cassola, noi la chiamiamo. Cazzano. E sono ravioli. E li ha fatti nonna? Cazzare. No, li ha fatti io e mia mamma. Ah, sì? Prenditelo un po' di... È un po' di... sì, un merito. Forse l'ha un po' di merito. Non tanto, ma... Abbiamo già sellato, adesso vado a sellarmi pioggia. Partiti, passiamo qua nel centro storico. Ok. No, sì. Ma lei è molto brava. E questa anche. Questo è dove noi facciamo le teste estive nel nostro... In estate? Il dialetto, il posto si chiama Nata. Ciao, ciao! Ok. Questa tensostruttura struttura è il vostro magazzino. Avete anche i box? Abbiamo allestiti provvisoriamente perché avevamo bisogno di tenere degli animali per così. Ma poi questa tensostruttura verrà adibita proprio da stalla. Ah. Avranno messo le luci e punterò a fare qualche ingrasso. E anche se noi non siamo per il bio e non la stabulazione fissa, quindi avremo praticamente una stalla con una corsia centrale, sulla sinistra i box, non tutta in fondo, e un'uscita sempre aperta laggiù in fondo. Recinterò una parte di prati che si estenderanno qua sopra il paese per permettere agli animali di essere liberi di uscire e entrare quando vogliono. Se vogliono prendere dell'acqua la prendono, o della neve. O... Sì, sì, massima libertà. Faccio una videata qua. I cartelli che abbiamo tirato via dalle madri per svezzarli. Però verranno subito rimessi nei pascoli appena possibile. È ancora una stessa struttura che fa un po' da tutto. Legna da tetto. È enorme, eh? Quanti metri ha? Sono circa 600 metri quadri. Ah, no, enorme. È lungo 50 metri per 14. Bello. È stato comunque un costo molto espansivo perché
perché ce l'hanno fornito in base alla nostra altitudine, cioè queste, ogni altitudine e tipologia di sì, sì, ha il suo progetto, e noi comunque siamo a 900 metri di altitudine, e anche se non vengono nevi importanti, perché noi abbiamo i venti del mare. Basta una volta, basta una volta. Esattamente, però c'è la volta che viene tre sì, sì, di neve. Deve reggere. Sì. Bello, bello, complimenti. Stiamo cercando di industrializzarci un pochino anche noi, anche se siamo in una realtà di montagna che è impossibile ingrandirsi. C'è proprio un limite geografico, che, cioè di come è strutturata geograficamente questa montagna, queste montagne, non puoi. Il mezzo più grande che abbiamo è questo Same, che ha 130 cavalli, pesante. Sì, è già enorme. Sì, però lui lavora infatti solo sulla strada, fa via la neve, dà il sale durante il periodo invernale in statale, e comuni, province, e lui fa quello. Sui campi ruote non ce ne mette. Adesso procediamo per l'alpeggio. Sì, andiamo. I piani qua, come si chiamano? Pian di Ipro, che è praticamente piano dei prati, ed è la parte più pianeggiante di questi posti. E questo castagno? Questo castagno qua è portato dal FAI, è un monumento italiano. Quanti anni ha? Ci hanno detto che è stimata intorno ai 400-500 anni. Sì, è 3 metri di diametro, se non di più. Sono circa 6 uomini per abbracciarlo. Tutto. Appunto. È impressionante. Mai visto una cosa del genere? Visto da lontano. Sì, sì, sì. Lì in quel campo ci metteremo le patate. Abbiamo preso la strada della salita. Praticamente qua adesso iniziamo nel recinto, questo alpeggio si può dire. Sì, qua inizia la prima parte di Pascolo, ed è quella del vero paese di Barchi, che erano i pascoli di cui del paese di Barchi. Come si allarga? Guarda le buche! E qua è dove gli animali stanno anche tutto l'inverno. Hanno ricovero o no? Ah, ok. Non si vede laggiù. Però non le ho mai viste in traccia una volta. Sempre fuori. Entrano se ci metto qualcosa da mangiare. Se no sempre fuori, le ho trovate in mezzo alla neve ricoperte, e loro stanno fuori. Li porti da mangiare. Poi ci sono le prime vasche, e ce ne sono tante altre. E acqua ne avete a sufficienza? Sì, sempre in abbondanza più o meno tutto l'anno. Ovviamente c'è il periodo. Ultimamente si sa, in questi ultimi anni la pioggia non è proprio nostra amica, è conveniente per nessuno, e in agosto comincia a mancare, però per fortuna con le prime piogge qua le falde si riempiono abbastanza subito, se piove. Allora, qua che razza hai? Qua noi principalmente abbiamo limousine, perché si sa è quella più rustica, è la bestia migliore che c'è per il pascolo. E abbiamo diverse linee di sangue, cioè abbiamo roba tipo di vecchia scuola, roba che addirittura arriva ancora dalla Francia, quindi animali molto robusti, anche un po' cattivi, dice, non cattivi, cattivi è un brutto definire, più... Quelle lì bianche... Sono delle martigiane, mio papà avendo passione in poi tutte le razze, comunque non ce la fa vedere soltanto un branco di razza dello stesso colore, e gli piace comprare piemontesi. Qua a livello di parto però tutta natura, non controllate niente. Ah no, perché... Qua o va bene o va bene. Sì, sì, sì. Per forza. Perché, anche perché abbiamo molti recinti naturali che circondano questo pascolo, e l'unica parte di recinto che è qua.
e noi non abbiamo molti problemi per quanto riguarda lo scappare degli animali. Ogni tanto si mi scendono nei campi del paese. E poi qua ci sono un po' di incroci, c'è un po' di tutto. Tutto con i vitellini quasi. Abbiamo un toro ibrido di quelli delle cinque razze. Poi mio papà è che è l'esperto di io vorrei solo avere l'immunità, sinceramente. L'unico incrocio che vorrei proporre è l'imango, al massimo, perché danno veramente, veramente pochi problemi. Sono bestie che stanno sempre ovunque. Non hanno... Purtroppo io penso che gli animali e le razze italiane in generale abbiano delle cose bellissime, però come ogni cosa un po' all'italiana è bella, ma con la sua pugnalata dietro le spalle, non so come dire. Una roba un po' così. Magari una limusina paga meno l'occhio, poi adesso che sono tutte pollet senza corna, pagano meno l'occhio per l'amor di Dio, però tutta rossa, senza corna, perfetta, non dà problemi. Arrivati sul crinale, diciamo, allora di qua è Pavia, quella zona lì, qua di là è Pavia, qua è Piemonte, provincia Alessandria, giusto? Poi Genova e Piacenza, quello lì è il paese di Fontana Rossa, qua c'è vento, sono disturbatissimo l'audio. Bellissimo, bellissima passeggiata. Adesso andiamo a vedere le altre macchie. Ah, ci sono i vitelli. Adesso lo stiamo facendo fuggire, ha cercato di caricarci. La baita, diciamo, dell'alpeggio. Sì. È stata portata qua negli anni 80 da un latifondista di pianura molto ricco. Sarebbe un mobile home. Era un container. Un container del terremoto degli anni 70 del Veneto. Questo proprietario di terra giù di pianura, di Lodi, l'aveva recuperata, l'aveva fatta portare su con un camion e faceva dormire qua mio padre e ai altri pastori che vivevano qua e monitoravano il suo bestiame su queste montagne, e lui portava su dei numeri importanti di animali, intorno a 400 bestie, 300, e venivano mollate su questi campi. Oh, qua è bellissimo. Il problema è che erano veramente tante, troppe, e ci sono stati diversi problemi dal punto di vista idrogeologico, perché tutti quegli animali rigavano i monti addirittura, a suon di fare avanti e indietro avevano veramente sterilato. Thank you.
il passo della Maddalena, 1400 metri. Qua è sempre Emilia. Sì, questo qua è il confine piemontese e piacentino. Quel monte là è già Piemonte, è già Alessandria. E qua invece Piacenza, al di sotto di qua invece Liguria. Siamo proprio su di là, Liguria. Alessandria, Piacenza, Liguria. Spettacolo, oggi abbiamo fatto il cowboy dietro le mandrie di cavalli, di vacche. Vi ringrazio dell'ospitalità, gli agnolotti di nonna erano buonissimi, il giro l'abbiamo fatto, alla prossima, ti ringraziamo, bellissimo, vedremo come esce. Grazie il video al galoppo con lo stallone. Allora, ciao 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 ciao, alla prossima Digio.